in Acqua alla Gamme, che è la mostra di Andrea Mastrovito, è una mostra che fa parte del premio Toffetti e che dà risalto a un artista bergamasco dopo le mostre di Matteo Rubbi e Mario Sangioletti. La mostra di Andrea Mastrovito, At the End of the Line, racconta una mostra molto intima e molto delicata, così come il tema trattato, che è il tema della morte, che è un tema che non è, che è molto attuale e altro contemporaneo, ma anche molto difficile da essere raccontato. L'artista sceglie tre colori, il bianco, il nero e l'oro, per raccontare questa tematica. L'opera principale consiste in un grande pavimento fatto con dei frottage e di lapidi che partono dal primo secolo d.C. e arrivano fino ad oggi. E all'interno di questi frottage, di 100 frottage, ci sono tombe di persone che hanno vissuto un anno fino a 100 anni, quindi viene raccontata una doppia storia, la storia dell'umanità e la storia della singola persona all'interno di quello che è il suo percorso di vita. La scelta è stata quella di raccontare la storia di persone comuni, quindi non persone famose, proprio perché è una mostra che vuole mettere a dialogo il visitatore con lo spazio, con questa atmosfera che si viene a creare. La mostra parte da un piccolo disegno che si chiama Melancolia 3, è un disegno che si ispira a un'incisione di Durer, appunto un'incisione a Bulino del 1512, chiamata Melancolia, e questa incisione appare per la prima volta in un solido, chiamato Solido della Melancolia, che ritorna anche in questo disegno di Andrea, che è un solido in equilibrio precario, così come tutta la mostra è basata su questo concetto di equilibrio e di eterno ritorno. Infatti la mostra si svolge in modo circolare, da questa grande sala si passa a un video e poi si ritorna praticamente all'inizio del percorso espositivo. Questa circolarità viene rappresentata appunto dal dio Cronos, appunto, che è il dio del tempo, lo stesso tempo che è presente sulle lapidi, il tempo della vita e il tempo della morte. E Cronos aveva due attributi: un serpente che si morde la coda, l'Ouroboros, e una grande falce che era appunto simbolo della natura e della terra, che viene rappresentata in questo caso da questo grande world owing in cui l'estate, quindi l'uomo, viene fuso e si rifonde e ridiventa terra, quindi terra torna terra e vita torna vita. E l'Ouroboros, questo serpente circolare, diventa poi attributo anche di Saturno nel periodo romanico, e Saturno era allo stesso tempo il dio della malinconia, la melancolia che ritorna appunto come titolo dell'opera iniziale della mostra e che dà il via a tutto questo percorso ciclico dell'anima che attraversa la vita, la morte e poi si immette nello spirito vitale.